Buonasera, riprendiamo gli appuntamenti. Abbiamo con noi Federico Mantegari. E mi spiace quasi dirlo, è un giovane. No, dico perché abbiamo proposto in questo festival numerosi autori e autrici, diversi affermati, diversi con una certa età. Non che sia una damnazio, assolutamente, però ho il piacere di avere un giovane che ha compiuto da poco 16 anni. 16 anni e scrive Il segreto dei tre, Les custodi del Graal. Io ho conosciuto Federico Mantegari e probabilmente la sua famiglia, perché non aveva ancora i diritti, non poteva firmare i diritti per la pubblicazione di questo libro, circa 6 mesi fa, 8 mesi fa, non ricordo perfettamente, e ho scoperto un talento innato nella sua scrittura propositiva. Il romanzo, che io definisco storico, e le 100 note che sono a piedi pagina lo dimostrano, con una parte di approfondimento biografico non indifferente, di cui poi parleremo con Federico, tracciano il lavoro che è vero impegnato sul romanzo, dove sono presenti persone reali e attori invece inventati per mano dell'autore, dalla fantasia dell'autore. Però è tanto vero che è radicato profondamente nella parte storica di ricerca. Il libro attraversa il Mediterraneo, si sviluppa attraverso del tempo, parte naturalmente, se il sottotitolo è Custodi del Graal, ha un'attinenza, quindi siamo in Terra Santa, e si sviluppa fino ad orientarsi in Valle d'Aosta nella Media Valle. Federico Mantegari è di Châtillon e abbiamo avuto il piacere di portare questo volume, questa storia, in diverse occasioni pubbliche, tra le quali il Salone del Libro di Torino, l'importante Borgo Libri a Palazzo Marini e ad una serie di altre manifestazioni, compreso naturalmente dove si è giocata benissimo in casa a Châtillon in Valle d'Aosta. Io vorrei chiederti come nasce l'idea, qual è il periodo e poi piano piano lo approfondiamo. Allora, innanzitutto ringrazio i qui presenti. E allora, l'idea è nata intorno al periodo Covid, quindi quando eravamo chiusi appunto in casa durante il lockdown, e in realtà alcuni brevi racconti, tutti storici, tutti ambientati in Valle d'Aosta, li avevo già scritti, ma erano racconti di poche pagine. E invece in questa occasione ho provato proprio ad allungare il più possibile il racconto, perché ci tenevo a renderlo una specie di libro, come appunto è diventato adesso, e volevo farlo conoscere a più persone possibili, perché secondo me era la storia che mi era riuscita meglio e volevo condividerla con un pubblico. E l'ho finito a novembre e l'ho inviato prima a una mia professoressa, nonché scrittrice, che è Rosa Pivo, che mi ha accompagnato più volte e che purtroppo oggi non è potuta essere presente. E lei invece mi ha consigliato e mi ha aiutato in questo percorso e mi ha dato anche il coraggio per proporre ad alcune case editrici, tra cui quella di Ennio Pedrini, che mi ha risposto subito e mi ha, con molta umanità, mi ha accompagnato anche lui in questa cosa. No, qui non c'è stata umanità, qui si è verificato prima la bontà di un testo. Non ti abbiamo regalato nulla, Federico, esatto, dall'inizio. E poi appunto la prima esperienza è stata al Salone del Libro di Torino, che è stata una bellissima esperienza perché non c'ero mai andato neanche io personalmente, quindi trovarmi lì anche a fare il firmacopie è stata una doppia emozione. E poi altre due presentazioni in Piemonte, a Borgo Franco a Burolo, e poi ho giocato in casa le ultime che ho fatto. E oggi ci troviamo qui a Ivrea in questa bella cornice e ringrazio tutti per essere presenti. Senti, qual è la parte che tu ritieni più affascinante del percorso che ci hai voluto scrivere? Allora, ho provato a fare in realtà una cosa che non avevo, che secondo me è interessante, che non avevo mai visto in altri libri, che è quella di mettere numerosi flashback nella storia, perché in realtà c'è la narrazione, il libro si concentra nella narrazione di un vecchio uomo che sta morendo, che è un Treves e che racconta tutta la storia della sua famiglia e dei figli. Però oltre alla narrazione di quest'uomo ci sono anche vari flashback che catapultano proprio il lettore sul momento.
vivesse lui la scena nel passato. E queste sono, i flashback sono direi le mie parti preferite, perché secondo me permettono meglio di personificarsi nei personaggi. Ecco, vedete lì, era qua il priore, il gran maestro priore della sezione italiana templari, che naturalmente ha portato a casa anche questo libro. Ma che cos'è secondo te il Graal? Non i custodi, e saltiamo un attimo quello che hai scritto, ma intrinsecamente che cosa hai individuato come Graal? Allora, il Graal, oltre alla coppa, che è la coppa miracolosa che donerebbe vita eterna, che protegge le persone intorno, che appunto è quella nel libro che la famiglia Treves deve proteggere a tutti i costi, secondo me in realtà è proprio un obiettivo che ci si prefigge e che bisogna portare a termine, ed è quello che questa famiglia nel libro fa da 2000 secoli, quindi il loro scopo nella vita è proprio il Graal. Quindi la ricerca del Graal è che tu la immagini aperta per chiunque di noi, sì. Non penso che veramente solo alla famiglia Treves, certo. Quindi la lettura ti porta poi a una considerazione che tu riesci a estrinsecare nelle ultime pagine, che naturalmente non vi diciamo, perché se no il libro non ve lo portate a casa. Senti, ma è un Graal di diamanti, di oro, è una coppa di giada pregiatissima per te, o è qualcosa di più semplice? In realtà è una semplice coppa in legno, come dovrebbe essere in teoria. Poi nella storia c'è anche delle decorazioni in oro, perché le hanno aggiunte dopo, però è una sintesi, proprio una umile coppa di legno da falegname. Ecco, se tu dovessi dirmi quali sono i personaggi, qual è la persona più antipatica di cui che tu hai raccontato, e perché l'hai voluta rendere così antipatica questa persona all'interno del romanzo? E poi magari anche la più simpatica, quella che ti piace di più, nella quale tu ti riscontri. La persona delle più simpatiche, che sono i tre protagonisti fondamentali del libro, cioè il signor anziano che ormai prossimo a morire, che si chiama Albert, e i suoi due figli. E sono i personaggi più simili a me caratterialmente, cioè proprio all'interno del libro parlano come parlerei io tutti i giorni, e hanno delle reazioni che avrei io, quindi sono i personaggi che sento più vicini a me. E invece c'è forse il protagonista, c'è il personaggio più antipatico, per così dire, c'è una parte dove entra un po' nella testa di Adolf Hitler, proprio perché comunque i Treves sono una famiglia ebraica, e quindi ci teneva anche a mettere un po' un personaggio fortemente antisemita come Hitler, ed è una parte un po' delicata comunque, perché ho dovuto usare un linguaggio offensivo da una parte, però comunque cercando di contenermi per non offendere nessuno. Se io ho visto nelle precedenti presentazioni, no? Questa è una curiosità, esula completamente, però sono curioso, quindi allargo la platea, no? Tu giri con un libro con un cuoricino in alto a destra rosa, mi interessa sapere chi l'ha fatto, non c'entra niente, ma io sono curiosissimo, e poi mi spiace sapere qual libro è l'autore, no? Il libro, questo è un cuoricino, se n'è andato. Però vedi che lo ricordavi. Sì, era solo per il sticker, che abbiamo trovato lì dentro. Ma quindi non c'è un'amica di Federico che lascia i cuoricini con le frasi? Arriverà. Sono sicuro che dopo questo libro avrai un sacco di persone che ti seguono. Bene, il capitolo inerente alla Seconda Guerra Mondiale, ce ne vuoi parlare, e come e perché inserisci in un discorso di così lungo tempo anche la Resistenza? Allora, verso la fine ho citato un episodio veramente vissuto, che è una lotta tra partigiani valdostani e soldati tedeschi della Wehrmacht in Valle d'Aosta. E sono legato al proprio l'argomento della Resistenza in Valle d'Aosta, perché c'è fatto anche la... E il Graal in questo caso come entrava? Il Graal entrava perché uno dei protagonisti di questa battaglia era un Treves realmente vissuto, che ha combattuto proprio quella battaglia, tra l'altro è stato poi anche accusato successivamente di tradimento della patria, perché era a favore della missione della Valle d'Aosta in Francia, quindi ha avuto una vita anche abbastanza burrascosa, e ho deciso di inserirlo perché appunto... La questione dell'annessionismo andiamo poi a esaminare in altri testi, magari quelli di Roberto Nico, che però tu hai studiato e hai citato, ecco, che è un grande storico della regione Valle d'Aosta. Senti, dici qualcosa, io direi che possiamo chiudere questo nostro incontro piacevolissimo. Dici perché dobbiamo comprare questo libro.
Adesso la risposta gliel'ho già suggerita in Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto a San Mensan, quando l'abbiamo presentato 10 giorni fa. Non vale quella che ho suggerito io. Allora, personalmente, sapere che qualcuno abbia comprato il libro, l'abbia anche solo letto perché sia piaciuto o no, è sempre una soddisfazione personale. Quindi se avete voglia di provare a leggere queste pagine, a me farebbe piacere, è comunque una soddisfazione. Poi spero piaccia, se no... È un libro che è andato forte, sta andando forte. Ci ricordi la prossima presentazione? Le prossime saranno a Domotei e a Val d'Ornancio. E a Torrione, se ricordi. A Torrione, sì. E le date... E poi ci stiamo preparando anche per l'autunno, sì. Dove saremo ospiti a Portici di Carta a Torino. Grazie a Federico della tua presenza, grazie per il lavoro che hai fatto e continuiamo a lavorare su questo argomento che secondo me è molto importante, mi è piaciuto tanto, grazie. Grazie mille.